Cucina con MasterChef, lo chef più amato dalle italiane. Nella sua rubrica di cucina amatoriale trash. Stronzo, mai. Buttatelo fuori, buttatelo ti fuori, uccido, signori. Ti uccido. Oggi facciamo una ricetta fantastica con pochi ingredienti ma buoni. E questo è il mio preferito. No, non è quella roba lì. Quindi, cos'è che andiamo a fare? Vado a fare degli spaghetti con i lupini di mare, che sono delle sottospecie di vongole, ok? In Toscana le chiamano anche pietruzze, voi chiamatele un po' come vi pare. E, quindi niente, faremo degli spaghetti con i lupini di mare. Io ci metterò delle chicche alla MasterChef che vi spiegherò dopo. Cosa ci serve? Due spicchi d'aglio, i miei fantastici pomodorini secchi. Ma che pomodorini? Che pomodorini? Sono peperoncini secchi, ok? Ma lei è proprio un cretino. L'immancabile amico di mie innumerevoli ricette, il limone. Signora, il limone, signora! Poi abbiamo qua dei pomodorini piccoli. Uno è caduto. Vabbè, tieni, questo è per mia moglie. Questa è, ragazzi, cioè richiede un'attenzione particolare, è la bottarga di muggine. Sì, lo so, magari tanti stanno chiedendo cosa sia la muggine. Sono sempre pronto a darvi le risposte che cercate, eccola. Ma io che cazzo ne so, scusa. No, ma perché? No. Bene, proseguiamo. Qui abbiamo praticamente del prezzemolo morto, l'hanno strappato prima, fresco, lo andremo ad utilizzare in un modo particolare che vi farò vedere dopo. E poi abbiamo qua la mia fedelissima oliera. Qui dentro giace un olio di altissima qualità, 80 euro al litro, delle terre di Colombo. La Madonna! Sono io. Bene, andiamo a vedere come si fa questa fantastica ricetta. Mi sono dimenticato però una cosa che è importantissima. Negli ingredienti vi servirà anche mezzo bicchiere di prosecco. Fresco, buono. In questo caso ce ne serviranno due perché questo qua lo finisco io. Andiamo a vedere. Un'attenzione particolare ai lupini, io ve li ho presentati, vi ho fatto vedere, vedete che c'è dentro acqua fredda e sale grosso. Allora, la fantastica pescheria Frigerio di Erba me li ha già dati spurgati, io comunque li lascio lo stesso qua perché magari spurgano ancora un pochettino. Mi raccomando, perché la pulizia appunto delle tali, pietruzze o lupine, chiamateli come vi pare, è importantissima. Non sto a farvi vedere adesso che andrò comunque a scolarli. Una bella passatina di acqua fredda e basta, ok? Non devo farvi vedere che apro il rubinetto dell'acqua, voglio dire, dai, le basi, Ho preso in testa mia figlia, comunque lo riutilizzeremo lo stesso perché quello lo devo lavare, ma volevo fare un attimo il pirla. Comunque salvaguarderemo, mi sta guardando stranissimo, ma fa parte della cucina amatoriale trash. Ve la filmerei, ma non si può perché appunto è un infante, Bene, quindi ci servono i pomodorini. La ripresa vibra. Ci servono dei pomodorini rossi. Ve lo assicuro che lo lavo e lo mangio e non si butta niente. Dei pomodorini rossi, due spicchi d'aglio che ho già scamiciato perché fa caldo. In che senso? Poi io per il soffrittino utilizzo solamente i gambi del prezzemolo. Il resto del prezzemolo lo utilizzeremo fresco dopo, ok? Mi guarda. Pomodoro dà un bel contrasto al pomodorino e in più a me piace, io lo utilizzo, voi fate come vi pare. Tac, li tagliate così in quattro parti, non devono essere per forza uguali, no, li tagliamo così e basta, ci servirà per fare il soffrittino, andiamo a vedere dopo. Abbiamo fatto il giro d'olio, abbiamo inserito aglio, gambi di prezzemolo, pomodorini, anche quello che aveva in testa mia figlia. Tac. E adesso andiamo a fare il soffrittino. Appena l'olio inizierà a sfrigolare, butto dentro i lupini, che sono dei lupi piccolini così. Abbiamo ululato. Ululato? Sì, dottoressa. Ma che sta di a testa di cazzo? Sfrigola appena appena, peperoncino secco, lo spezzo in due. Io ti spiace. Dai, Qua dentro ci sono i miei fantastici lupini che stanno sgocciolando e mia moglie mi fa un mazzo così. Wado dentro direttamente nella mia wok, ok? Do una bella giratina, poi wado a recuperare il mio prosecchino. Gli diamo una bella bagnatina. Ho fatto un altro bicchiere, il resto me lo sono bevuto, così. Ha una percentuale alcolica del 60%. Facciamo evaporare leggermente.
e dopo vado a chiudere col coperchio fino a che praticamente vanno ad aprirsi. Vai di coperchio e adesso andiamo a far, guarda me, adesso andiamo a fare sminuzzare il prezzemolo a Samantha, ok? Per quello è il suo lavoro, il suo compito. Allora, ho salato poco la pasta perché comunque i lupini lasciano già il loro sale, perché sono lupini marini, non è che l'ho pescati nel lago di Lecco. E vado dentro metà cottura, tre quarti di cottura e poi dopo la continueremo in padella, ok? Appena le vongole si aprono, non sono vongole, sono lupini, ma sempre vongole, quindi vado a scolarle, ok? Velocizziamo. Il sughetto che è fatto, che è fantastico, lo vado a filtrare qua dentro, perché magari se c'è ancora qualche impurità, porca c'è il bicchiere. Non si dice. Vabbè, ormai mi è scappata. Lo vado a filtrare, ok? In questo modo le altre impurità vanno in padella. La padella gli do una sciacquata e poi andiamo a riutilizzare. Guardate quante impurità, vedete? Anche se avevano spurgato. Quindi l'operazione l'abbiamo fatta, dentro ancora col suo sughetto. Finiremo lì la cottura della pasta e vedrete che bomba. Siamo circa a tre quarti di cottura, adesso velocizziamo, vado a inserire la pasta e finiremo la cottura nel sughetto delle vongole. Io non ci metto i lupini perché già questo darà il sapore, glieli mettiamo alla fine. Poi io la faccio così, voi fate un po' come vi pare. Mia figlia piange perché vorrebbe due lupini, glieli do dopo. Non può, beve il latte delle tette della mamma, non può. Mezzo mestolino d'acqua di cottura, poi alla fine l'assaggiate, se vedete che rimane troppo liquido aggiungete magari, che ne so, mezzo cucchiaino di farina. Qua per gli haters e professori dei fornelli, no, che poi dicono è asciutta, guardate che sughetto che sta facendo qua sotto, ok, che è saporitissimo. Poi dopo c'è sempre maestro, non si fa così, non si chiamano volupini. Dammi dai, vai a cagare, vai. Andiamo ad impiattare, velocizziamo. Ho fatto l'impiattamento veloce perché mia figlia, come potete sentire, è stufa. Lei dorme sempre, è bravissima. Quando giro la ricetta, la prova dell'assaggio, sclera. Ma è giusto così. Cucchiaio, mi beccherò gli insulti per questo, ma a me non frega un c***o. Quindi andiamo ad assaggiare. Bottarghina, vongoletta, tac, così. C'hanno una cremosità che spacca. Così. Basta, è ora di finire con questa puzza di pesce. E che novità è, signor? Adesso il pesce puzza? A buon piacere.